Io te l'ho chiesto già l'altra volta, però adesso il perché di questo libro, Tonia, però vorrei che tu ci raccontassi adesso di questa, diciamo, di questa comunicazione, di questo dialogo con Max Pezzali per questo libro scritto insieme a Paola Vinciguerra. Sì, Maurizio, Max è una persona geniale perché riesce attraverso la sua capacità, che è appunto quella del canto, no? Della canzone, riesce anche a veicolare un messaggio sociale, oltre quello che chiaramente fa attraverso le canzoni, che è un messaggio sociale come quello che è trasmesso nel libro Gli attacchi di panico, che ho scritto insieme con la dottoressa Paola Vinciguerra, che è una psicoterapeuta, perché altrimenti non avrei potuto mai scrivere questo libro se non ci fosse stato chiaramente il suo apporto. Io ho reso, come dire, comunicabile, quasi giornalistico, un lavoro che probabilmente non sarebbe mai arrivato nelle mani dei tanti, proprio perché forse fatto di un linguaggio un po' troppo complesso. In effetti gli attacchi di panico, già solo la parola evoca un po' di paura, che poi l'emozione più frequente per chi soffre proprio di attacchi di panico. Ecco, Max non ha sofferto mai di attacchi di panico in prima persona, ma ha avuto l'esperienza di avere accanto una moglie, Martina, che è una persona spettacolare, tra l'altro loro hanno dei bambini, che ha sofferto a lungo di attacchi di panico. Io l'ho vista tra l'altro anche l'altra sera. E vederla star bene un'intera famiglia dopo la minaccia degli attacchi di panico, questa è una grande soddisfazione. Max ha chiaramente una capacità comunicativa altissima, sensazionale, per cui abbiamo affidato a lui questa prefazione, questa introduzione al libro, proprio anche per trasmettere un messaggio positivo, perché chi pensa all'attacco di panico, come ti dicevo poco fa, pensa ad una cosa terribile. Se conosce un po' i sintomi, ecco che cosa evoca: evoca il rimanere bloccato nel traffico e non riuscire più a muoversi, il sentirsi paralizzati nelle gambe, negli arti in generale, sentirsi il cuore in gola, la tachicardia, un'accelerazione del battito cardiaco mostruoso. Ecco, tutto questo fa molta paura. Tentare, come abbiamo fatto noi, almeno ci abbiamo provato, tentare di far diventare questi sintomi qualcosa anche psicologicamente, anche comunicativamente superabile. Ecco, questo è stato il nostro tentativo, del quale, come vi raccontavo anche l'altra volta, mi sono lanciata essendo tabula rasa, cioè non avendo alcuna base in questo senso, perché la mia formazione, insomma, lo sai, io faccio un altro lavoro, mi occupo di altro, ma mi occupo comunque infatti di non storie. Mi aspettavo che scrivessi un libro del genere, sapendoti impegnata nella cronaca all'estero, per cui è stata una sorpresa, insomma, saperti anche di scrivere su queste cose. Nel mio paese, a Sala Consilina, che è in provincia di Salerno, c'era un'emittente locale che si chiama, esiste ancora, cioè un'emittente che si chiama Italia 2 TV, e ho iniziato da lì a 16 anni la mia prima conduzione del TG e la mia prima volta in esterna, fuori, a seguire una manifestazione organizzata dalla sinistra giovanile. C'era un ragazzo che mi piaceva tantissimo, del quale io ero innamorata, e in quell'occasione io ero tra l'imbarazzo, diciamo, del non sentirmi all'altezza dell'uscire, di uscire, di andare a seguire questa cosa, da una parte, dall'altra parte l'imbarazzo perché se l'avessi visto chissà come avrei reagito. Insomma, questo giusto per renderci umani fino in fondo.